In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Nei giorni scorsi abbiamo visto Giovanni adulto mentre annunziava il regno di Dio e predicava la conversione. Oggi invece la liturgia, con un flashback, ce lo presenta bambino appena nato. È di qui infatti che inizia la sua missione, e non sulle sponde del Giordano, perché egli è in tutto e per tutto il precursore di Gesù, nella nascita, nella predicazione e nella morte. È per questo che non poteva chiamarsi col nome di suo padre o col nome di un altro suo parente, perché il nome nuovo Giovanni, che significa Dio fa grazia, implica che c'è un superamento della parentela d'origine per entrare nella parentela con Dio. Forse può sembrarci di poca importanza la questione del nome, perché da noi spesso si sceglie quello che suona meglio o il più originale e talora anche eccentrico. Non era così per gli ebrei e per i popoli antichi. Anzi, si aveva una cura del tutto speciale nella ricerca del nome del nascituro. I latini dicevano «nomen omen», cioè nel nome c'è un presagio. E Giovanni porta indelebilmente impresso questo presagio missione. Non solo il suo nome, ma anche la sua vita annuncia la grazia di Dio, che sta per incarnarsi in Gesù, che significa «Dio salva». A Zaccaria, nello scrivere il nome di suo figlio, si scioglie la lingua e subito la utilizza per benedire Dio, perché si è ricordato della sua promessa. E dopo tutto, Zaccaria significa proprio «Dio si ricorda». Un bimbo che nasce a una coppia ritenuta sterile, un padre diventato muto e che torna a parlare. Nell'udire queste cose tutti sono meravigliati, ma anche presi da timore. Il timore di chi scopre qualcosa di infinitamente più grande della sua comprensione e ne parla con gli altri. Così, di condivisione in condivisione, questa parola dalla Giudea è arrivata fino a noi. E quanti allora la udivano, si dice, la custodivano in cuor loro, per conservare lo stupore nei confronti di quanto avevano visto e lasciarsene interrogare. E io cosa ne farò?